Formula Open da Hungaroring per il ritorno in pista dopo la pausa estiva, con Danner che scatta dalla pole position, va a difendersi dall'attacco di Marino Sato in fila indiana. I primi otto protagonisti della corsa che si aprono a ventaglio in picchiata in discesa verso curva 1, l'austriaco tiene l'interno, ma Sato riesce ad avere una maggiore accelerazione, osa di più in percorrenza di curva 2 e si porta così in vetta alla corsa. Questo è il contatto che pone fine alle speranze di punti di Assen e di Kiergaard con il pilota tedesco che verrà poi penalizzato. Qui il testacoda invece di Jack Doohan che andava all'attacco del team Carlin, tutto da ricostruire da fondo gruppo. Non ha invece avuto modo di ricostruire la sua gara Lucas Danner, che si è messo in scia a Marino Sato. Questo è l'unico tentativo da parte dell'austriaco che non è andato però a buon fine. Saggiamente il nipponico di casa Motopark mantiene la leadership della corsa, sale sul podio Liam Lawson, finalmente autore di una gara matura che gli porta dei punti importanti in classifica, ma grazie al secondo posto Lucas Danner si avvicina prepotentemente in classifica, balzando dal terzo al quarto posto anche ai danni di Yuki Tsunoda che chiuderà in quarta posizione. Arrivo in volata per Sato che vince la terza gara consecutiva della stagione, Danner sul podio insieme a Lawson che è anche il vincitore della classifica rookie.